in coda per spedire una raccomandata, i disagi alle poste centrali, la direttrice in fuga dei clienti imbufaliti. La passeggiata di Renzi poco sicura per colpa dell'arrembaggio dei giornalisti, questa è la difesa del questore Cacciapaglia. Domenica dal mattino l'undicesima edizione della Treviso Marathon, manifestazione che taglierà in due la viabilità della marca. Foglio di via per mendicanti molesti a Treviso, saranno banditi dalla città per 3 anni e decidono il comune con la prefettura. Tra qualche settimana detenuti in strada con pale e piccone, a Villorba firmata la prima convenzione tra comune e carcere Santa Bona. Sforamento del patto di stabilità, delusione di comuni virtuosi con Santa Lucia di Piave che vuole dar fuoco alle polveri della protesta. Buonasera, ma secondo voi nel 2014 è ancora possibile dover aspettare 2 ore per spedire una raccomandata? E poi è possibile che cercando la responsabile questa si dia la fuga per non dare delle risposte? È quello che è accaduto, sembra, anzi certamente alle poste centrali di Treviso oggi, dove qualcuno ci ha chiamato e noi siamo andati a vedere, ed ecco il servizio di apertura di Anna Maria Parisi. Oltre 2 ore di attesa per ritirare una raccomandata e 1 ora e mezza per spedire un pacco postale. Il disagio alle poste centrali di Treviso all'ora di pranzo, quando, dicono i clienti, c'erano solo 3 sportelli aperti, con i rallentamenti registrati ai servizi postali, cioè corrispondenze e pacchi, quelli per intenderci contrassegnati dalla lettera P. La spiegazione è che c'era il cambio turno, che però non si capisce da quando inizi e quando finisca, perché in questo momento sono arrivate molto impiegate, però a mezzogiorno c'erano credo 3 sportelli aperti e sono stati 3 sportelli per 1 ora. Gente che si è vista scavalcare da chi era arrivato dopo ed era in possesso ad esempio del biglietto con la lettera A, dovendo prelevare dal conto corrente o pagare un bollettino, come testimoniano nelle immagini registrate con il telefonino proprio da uno di loro. Io sono arrivata alle 12.19 e avevo 27 persone davanti e ho finito 5 minuti fa. Cosa deve fare in posta? Ritirare una semplice raccomandata. Cosa è successo? Beh, 3 quarti d'ora fa erano numero 119 ed ora, non so, avranno fatto 15 numeri in 3 quarti d'ora, una cosa indecente. Gente che voleva capire dalla direttrice la gestione delle code dei numeri, direttrice che dopo essersi fatta attendere inutilmente per quasi 20 minuti si è pure defilata da chi chiedeva spiegazioni, scappando dietro ai banconi del layout mentre veniva rincorsa dai clienti. Speravo di parlare col direttore o chi per lui o la direttrice, ma non c'è stato modo. Chiesto spiegazioni? Sì, sì, ma il direttore si rifiuta di parlare. Non si può pubblicizzare un servizio orario continuato quando non si è in grado di farlo. Le persone lavorano, hanno figli che tornano a pranzo, hanno impegni. Tra gli sfortunati in coda, impiegati che hanno preso un permesso dal lavoro o hanno saltato la pausa pranzo e mamme che non sono potute andare a prendere il bimbo all'uscita da scuola. Quasi 2 ore della mia vita alle poste italiane. Adesso noi cercheremo di avere una risposta ufficiale dalle poste di Treviso, se non ci riusciremo direttamente, andremo direttamente alle poste di Venezia per vedere che cosa ci raccontano e come si giustificano. Però non sarà l'unico cambiamento che ci sarà, diciamo così, alle poste centrali, perché chiude la sezione di polizia postale proprio all'interno degli uffici di Piazza Vittoria, a comunicarlo la Questura con un dispaccio del Ministero dell'Interno nell'ambito della riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Da notare che questo diciamo servizio è un servizio che funziona perfettamente, tanto è vero che proprio dal servizio postale, di polizia postale di Treviso, è stato possibile rintracciare dei casi di pedofilia e addirittura un esempio di truffa all'interno di un'azienda operata proprio da un dipendente dell'azienda stessa. E adesso torniamo invece alla visita del Premier Renzi a Treviso, una visita che non è passata assolutamente inosservata, anzi c'è stata veramente quella che si può definire una bolgia infernale. Più di qualcuno ha chiesto spiegazioni al responsabile della sicurezza, cioè al questore, che risponde così ai nostri microfoni. L'alta tensione registrata nella passeggiata del Premier Matteo Renzi da Santa Caterina a Palazzo Rinaldi a Treviso. Nessun intoppo dovuto alla sicurezza, ma a causa dei troppi giornalisti presenti, la colpa è della stampa. Parole del questore di Treviso in prefettura al termine del vertice a porte chiuse sull'ordine alla sicurezza.
La stampa non ci doveva stare, perché io penso che mai così tanta stampa sia venuta, erano più di 400, ecco, cioè, voi avete... Era la prima uscita. Certo, era la prima uscita, cioè, è una battuta di non ci doveva stare, perché tutti quelli che erano intorno a Renzi era la stampa, voi stessi avete visto che non, c'eravate anche voi, non è che c'erano cittadini, era la stampa che giustamente voleva attenzionare maggiormente la prima uscita del Premier. I forconi erano stati regolarmente fermati in via Santa Caterina, ma non hanno dato, hanno solamente espresso verbalmente le loro idee. Era una visita importante, certamente la sicurezza non rientra tra i nostri compiti. Perplessità mosse direttamente da Cassugana. Perplessità, sinceramente, sono cose queste di cui si doveva occupare la questura e francamente credo sia una cosa che valuteranno loro, insomma, se il servizio è stato adeguato. Certamente io dico solamente questo, che è stata una visita importante. Il nostro compito era di ospitare il capo del governo, credo lo abbiamo fatto anche bene. Poi per il resto, voglio dire, non dipende assolutamente, cioè non è responsabilità del comune, insomma, ecco. In altri luoghi, magari come Palazzo Chigi, di solito utilizzano anche delle transenne che possono certamente aiutare. E parliamo ancora del Premier Renzi, perché il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha preso carta e penna e ha proprio scritto al Premier per ottenere un volo umanitario per gli Stati Uniti. La richiesta è legata alla storia di Giulia Bottacin, 26enne di paese in coma da mesi dopo un incidente stradale a Orlando, proprio negli Stati Uniti. La famiglia, che dal 29 gennaio continua ad assisterla, ora non riesce più a far fronte delle spese ingenti per riportare a Treviso la giovane, appunto per portare a Treviso la giovane occorre un aeromobile attrezzato. Da qui la richiesta al neo Presidente del Consiglio, con la garanzia che il personale medico specializzato per il trasporto e tutte le attrezzature, conclude Zaia, verranno fornite dalla Regione del Veneto. E adesso parliamo della Treviso Marathon. Seguite bene il prossimo servizio, perché questa manifestazione, che prende il via domenica mattina, di fatto per quasi tutta la giornata taglierà in due la viabilità della marca. Guardate bene questa cartina, sono segnati i percorsi per la Treviso Marathon, in rosso quello dei concorrenti, in verde e in giallo quello alternativo per i cittadini. Per gli appassionati ovviamente nessun problema, se non quello di portarsi lungo il percorso parcheggiando civilmente. Per gli altri il consiglio è di armarsi di pazienza e mettere in conto qualche chilometro in più, se si vuol percorrere la marca da est a ovest o viceversa. Sono state individuate due viabilità alternative. Quella di colore verde è quella più lontana dal percorso di gara, che sarà utilizzabile dall'inizio della manifestazione fino all'arrivo del corteo, diciamo, dei corridori al ponte della Priula. Al passaggio dei corridori al ponte della Priula sarà aperto una seconda viabilità alternativa molto più vicina al tracciato di gara e quindi molto più veloce per l'utenza. Come dire che se da Motta a Oderzo si vuole andare a Montebelluna o a Castelfranco, bisognerà o girare sopra Conegliano oppure scendere fino alla tangenziale di Treviso. Il tutto sarà più facile quando si libererà Ponte della Priula. Il passaggio da il Ponte della Priula e il centro di Nervesa della Battaglia, che avverranno rispettivamente dopo le 12.45 e dopo le 13.15. Comunque, per capire meglio nelle prossime ore limiti e deviazioni, sono stati predisposti pagine internet, volantini, oltre ai volontari di presidio sulle transenne. Ma se io non ho visto i volantini e non uso internet, se arrivo davanti alla transenna trovo qualcuno che mi dice dove posso andare. Gli operatori impiegati, che siano volontari o forze di polizia, sapranno dare l'indicazione sul percorso alternativo da utilizzare per l'utente. Ed ora gli accattoni. Vi ricordate, abbiamo fatto anche un TG linea aperta, abbiamo denunciato la forte presenza molesta in centro ma anche sulle principali strade della città. Evidentemente ci hanno dato ragione e soprattutto hanno cominciato a ragionare, tanto vero che oggi c'è stato un comitato in prefettura. Foglie di via per i mendicanti molesti a Treviso saranno banditi dalla città per 3 anni. Il foglio di via comporta l'impossibilità, è un provvedimento di polizia comporta l'impossibilità di ritornare all'interno del territorio comunale per un certo periodo di tempo e la sua violazione comporta una denuncia di tipo penale.
Vale a dire che dopo aver contravvenuto all'ordine del questore si può venire cacciati anche dal territorio nazionale. Il pugno di ferro deciso dal comune con l'appoggio del prefetto dopo le tante inutili multe elevate agli accattoni molesti, multe che non hanno sortito alcun effetto. Queste persone cercano di sfruttare questo fenomeno evitando le denunce, quindi evitando le denunce penali, mentre in questo modo non le possono più evitare. Una trentina di mendicanti gestiti dalla malavita organizzata e conosciuti dalle forze dell'ordine, questuanti che non hanno nulla a che vedere con i veri poveri, dicono da Casugana. Questi arrivano dal veneziano, dal padovano e agiscono quasi con metodo scientifico, puntando sulla pietà della gente. Il giro di vite deciso con l'appoggio della polizia locale e questura anche per combattere il fenomeno del bullismo in città, lungo le zone della stazione dei treni, delle corriere e Ponte San Martino, zona in cui con MOM, l'azienda dei trasporti pubblici, verranno posizionate nuove telecamere. Con il posizionamento di una o più telecamere nei pressi della stazione delle corriere, che poi saranno collegate alla centrale operativa. E siamo alla cronaca, è un 38enne nulla facente di Vedelago, l'autore della rapina del 6 febbraio ai danni del supermercato Maxi di Campigo, ma anche del precedente tentativo di rapina ai danni di una 45enne di Salvarosa e di una rapina ai danni di un automobilista di Morgano tamponato con auto rubata precedentemente a Padova. Il personaggio in questione si chiama Orario Sebastien André ed è stato arrestato oggi dai carabinieri di Strane Vedelago. Ora, dopo quello che ha combinato, si trova a Santa Bona in attesa del processo per direttissima. E invece si sarebbe giustificato dicendo che da tempo non riusciva più a comprare che lo stretto indispensabile per sopravvivere. Così ieri mattina, quando ha visto tutto quel ben di Dio fuori dal supermercato di Vedelago, ancora chiuso, non ha resistito e se l'è portato a casa. Oltre 200 euro in generi alimentari appena depositati da un fornitore che stava parcheggiando poco più in là. Avvisati immediatamente i carabinieri, in breve sono risaliti all'operaio 46enne del luogo, che è stato denunciato per furto aggravato e i carabinieri sono riusciti a restituire tutto il maltolto al supermercato. E adesso parliamo invece di chi dal carcere cerca di uscire. Ci sono dei detenuti, diciamo così, che sono quasi a fine pena e che adesso, tra qualche settimana, prenderanno pale e piccone e andranno in giro per il comune di Villorba per mettere a posto strade e quant'altro. Una stretta di mano per chiudere il primo accordo tra il carcere di Treviso ed un comune della Marca sull'utilizzo dei detenuti ammessi al lavoro esterno. Pala e Piccone, il nome di questo progetto avviato a Villorba, che punta con praticità al reinserimento e alla rieducazione dei detenuti. In forza delle norme recentemente approvate abbiamo visto che si poteva arrivare a far operare effettivamente dei detenuti sul nostro territorio. Opereranno gratuitamente, l'amministrazione comunale si farà carico di un rimborso spese e del buono pasto e quindi queste persone che vorranno poi usufruire della premialità, quindi degli sconti di pena, dovranno mettersi in gioco per prima, cioè far vedere che ci sono e che sono pronte a emendare gli sbagli mettendosi a disposizione della collettività. Si inizierà con due detenuti che entreranno in squadra con il reparto manutenzioni del comune. Ogni mattina per 6 mesi puliranno strade, taglieranno erba e siepi e se dimostreranno competenze potranno accedere ad altri servizi, sempre al servizio della comunità. Impegnare il personale detenuto per dimostrare, quando c'è la volontà appunto da parte del soggetto, che la partecipazione fattivamente all'opera di rieducazione, di risocializzazione e reinserimento esiste in parecchi di loro. Detenuti verso il fine pena, che per questo sanno bene quanto rischiano in caso di fuga. Assegnati al vicecomandante della polizia locale, al capo operai, ma anche alla responsabile dell'area rieducativa del carcere, non avranno la classica palla al piede, ma la consapevolezza di poter ricostruire il proprio futuro. Al di là del nome evocativo Pala e Piccone, la funzione di questo progetto è quella di avviare la rieducazione alla libertà, poi insomma a queste persone. E poi dicono che gli spacciatori sono sempre negli stessi luoghi. Vivevano a Vedelago ma spacciavano in stazione a Padova. Sono 2 ventenni bloccati dalla polizia ferroviaria della città del Santo con più di un etto di stupefacente nelle borse. Ovviamente per loro denuncia, anzi arresto, e ovviamente processo per direttissima. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato oltre 1,5 quintali di gasolio per autotrazione che sarà donato al Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta per i mezzi utilizzati per l'assistenza alle persone in stato di necessità. Una buona notizia perché
così quello che diciamo è stato portato via torna alla comunità in termini positivi. E a proposito di aiuti, quelli che non arrivano ai comuni virtuosi fanno molto arrabbiare i sindaci. La storia ve la raccontiamo con il sindaco di Santa Lucia di Piave, che è talmente arrabbiato che dice: prendiamo tutte le regole e diamogli fuoco. Trovarci tutti in un posto, di bruciare questi regolamenti, tutti e 100 i comuni, 95 della provincia di Treviso, per dare un segnale chiaro e forte che siamo stufi delle chiacchiere. È la nuova provocazione che arriva dal sindaco di Santa Lucia, esasperato dalla situazione economica del suo comune con i conti a posto, ma l'impossibilità di spendere. L'ultima goccia di questa valle di lacrime è l'allentamento del patto di stabilità, con la possibilità di spendere davvero risicata rispetto alle aspettative. Adesso il Ministero delle Finanze ci ha mandato i conti. Per Santa Lucia sono 59.000 euro in più e sono un'elemosina che non modifica la situazione, perché noi possiamo spendere in base a queste regole assolute del patto di stabilità 600.000 euro, però dobbiamo fare lavori per 1.200.000, il che porterà chiaramente a fine anno o che la ditta non prende i soldi e li prenderà fra un anno o due e fallisce, oppure smette di fare i lavori, per cui ci lascia con i lavori impiantati. Una miseria, sottolinea il sindaco, sempre più polemico, in una sorta di allentamento lineare che però diventa più ampio se si tratta di ben altri comuni. Perché continuiamo a essere trattati come i falliti di Roma, di Napoli, e anche adesso ci mettono Venezia, che è un'altra situazione scabrosa di cui pagheremo il conto. Io non so se sia passato oggi in Consiglio dei Ministri, ma così non si può più andare avanti. Io veramente sono ormai al limite della sopportazione e penso che sia necessario andare ad atti di disobbedienza rispetto a queste regole assurde. E adesso invece ci colleghiamo via Skype con il generale Giancarlo Iannicelli, che è a Dobbiaco per un convegno, ma che come sempre ci racconta le previsioni per il fine settimana. Purtroppo un nuovo peggioramento è previsto un po' su tutte le nostre zone, un sistema perturbato si approssima di nuovo alla nostra regione e quindi apporterà una nuova ondata di maltempo con precipitazioni e purtroppo ancora neve in montagna. Più in dettaglio prevediamo per Treviso e per il Trevigiano già da questa sera un aumento della copertura del cielo con precipitazioni che saranno piuttosto insistenti per tutta la giornata di domani. E per domenica la cosa purtroppo non cambia, almeno inizialmente, e per gran parte anche della domenica. Un miglioramento sarà graduale a iniziare dal tardo pomeriggio, quando ci sarà un'attenuazione delle nubi e poi un miglioramento più sensibile per la giornata del lunedì. I venti sono deboli, moderati dai quadranti settentrionali, le temperature tendono ad abbassarsi, 6-7 gradi le minime, le massime non superano i 10-11 gradi. E con questa situazione, inoltre, l'alto Adriatico è previsto mosso, molto mosso, e ricordiamo ancora una volta che 800-1000 metri ancora ci saranno nevicate abbondanti. Grazie al generale Giancarlo Iannicelli e grazie ad Angelo Squizzato per essere qui con noi questa sera per commentare l'agricoltura che tenendo domani e poi domenica. No, a te la scena. Beh, è un tema strano quello che tratteremo domani. Tratteremo i preti e i campi, i preti e l'agricoltura. Intervisteremo un bel parroco, il parroco di Strana, donna Ciro Zosi, che pascola i pascoli veri e poi pascolano anche le anime. Infatti la domanda è: ma si diverte più a coltivare i fedeli o coltivare i campi? Beh, dice, insomma, io attraverso i campi coltivo anche i fedeli. Comunque è molto importante il ruolo dei sacerdoti nella promozione della terra. Ma cos'è il catechismo contadino? Catechismo contadino, allora, nel 700-800 in particolare, chi educava le campagne, chi educava gli campi erano i preti, i parroci. E allora ci sono diversi catechismi e uno dei catechismi più belli, è bellissimo da leggersi perché è botta e risposta, come si fa a coltivare il gesso, perché coltivi il gesso, quando coltivare il gesso, e l'insalata, e come fare la pipì, e come conservare la pipì, perché è molto importante, non va sprecata perché è concime e fertilizzante. No? Bene, questo parroco di Salboro, che è Don Giovanni Rizzo, di cui è stato recentemente ristampato questo catechismo, ecco, insegna ai contadini, no, ad amare Dio e il prossimo, ma anche a coltivare la terra, rispettare la terra e l'ambiente. Sora nostra madre terra. Tra l'altro, poi, tra le cose che racconterai in questa puntata, c'è anche l'apertura della fiera di Goda, che risale al 1343. Le fiere sono importantissime nella storia. Sono le fiere che erano i punti d'incontro del mondo agricolo, dove ci si scambiava i prodotti, si
i contadini convergevano in questi grossi centri agricoli e vendevano la pecora, portavano a casa il grano. Era, io le ho vissute queste fiere, sono andato io mi ricordo la fiera di Trebaseri, io ci sono, ci andavo un ragazzino con mio padre a vendere il musetto, a vendere la cavaina. No? A proposito del musso, che tra l'altro è il simbolo della fiera di Godega, tra l'altro la mula da Guinness dei primati si chiama Due Calzini ed è la più piccola al mondo, però vediamo il servizio che poi è anche all'interno di agricoltura, perché poi la fiera, almeno per Godega, è anche un motivo di rilancio per il settore in crisi. Un po' da anche quello di Trebaseri che è la fiera dei musci, degli asini, sono anche in competizione, no, perché il musso, l'asino era un animale fondamentale nella vita agricola. Fabrizio, il servizio, grazie. Fiera di Godega vuole essere in questo contesto speranza. Do solo due numeri: nel giro di qualche anno noi siamo passati da 15.000 a 28.000 visitatori, quindi anche le nostre aziende, anche il nostro territorio può progredire, magari anche con il piccolo aiuto della Fiera di Godega. È nel segno della speranza che sabato si apre la 671esima edizione dell'antica Fiera di Godega, un mercato agricolo che risale al 1343 e che nel prossimo fine settimana vuole essere di stimolo al territorio alla ricerca di soluzioni alla crisi. Un territorio un tempo dedicato al manifatturiero che oggi punta seriamente ad un ritorno alla terra. Lo vediamo già tutti i giorni che la manodopera in fuoriuscita dal manifatturiero trova parziale occupazione appunto nell'attività primaria, nell'agricoltura. L'agricoltura di qualità è un settore attualmente trainante e noi vogliamo essere una vetrina per questo tipo di agricoltura. Fiera che si aprirà sabato con tante iniziative collegate al territorio, come la potatura della vite con l'asino, iniziativa puntata ad un turismo dolce, di nicchia. Fiera che si rinnova grazie alla volontà del comune, che però non si ferma solo alla manifestazione. Poi noi abbiamo fatto tante iniziative, dalla vendemmia, dagli elenchi per la vendemmia ai registri per la terra, non vuole più coltivarla, la cede a chi in affitto, a chi vuole coltivarla. Quindi l'amministrazione può fare tanto, ci vuole un po' di inventiva e tanto tanto ottimismo in questo periodo. E dalla fiera di Godega al carnevale, Angelo, carnevale, che cosa vuol dire? Siamo poi martedì grasso, il martedì prossimo. Senti, guarda, festeggiamo, domani è penitenza. Oggi festa, diciamo così, più allegria, un po' di trasgressione ci vuole sempre, un po' di trasgressione, domani le ceneri, dopodomani, quindi no. Allora, martedì grasso invece, oggi è stata presentata a Cassugana, diciamo così, l'itinerario della sfilata di carnevale. Novità quest'anno, si tornerà al percorso di due anni fa lungo Viale Burchiellati, Porta Santi 40, Borgo Cavour, Piazza Duomo, Piazza Pio X, Piazza Vittoria, Corso del Popolo, cioè praticamente non si passerà più per il Cal Maggiore. E adesso salutiamo Angelo Squizzato, grazie per essere grazie stato con te, noi. Lucio. Vi ricordo questa sera era il focus, come sempre, dalle 21.05 con gli ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli. Vi ricordo anche che domani alle 18, domenica alle 13.15, puntata speciale di formazione a Nord-Est, idea formazione a Nord-Est, in cui parleremo di settori emergenti e vi faremo conoscere giovani che hanno creato la loro impresa con creatività e determinazione e studenti che proprio grazie allo stage hanno imparato il lavoro. E con questo è tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione, da Treviso, e arrivederci alle prossime edizioni del nostro telegiornale.